a Policastro Bussentino, presso l'hotel Torre Oliva, un contest unico nel suo genere, Mothers Runaway Italy, prodotto e organizzato da Maria Teresa D'Arco e Giancarlo Presutto. Non è un concorso di bellezza, ma si prefigge l'obiettivo di proporre al mondo fashion le nuove modelle da portare alla ribalta nazionale ed internazionale. La Kermesse propone il Made in Italy quale volano di una più forte economia, con il coinvolgimento di stilisti affermati ed emergenti, di brand nazionali ed internazionali. Qui al Torre Oliva, a Santa Maria di Policastro, noi stiamo presentando il nostro show che è Modest Runway Italy, il contest numero uno in Europa per quel che riguarda la ricerca delle nuove top model e quel che riguarda, diciamo, la valorizzazione dei brand e degli stilisti importanti internazionali. Siamo qui da 4 giorni, cerchiamo di dare lustro oltre che alle modelle anche alla zona meravigliosa. Ringraziamo tutti per l'accoglienza, una città veramente bella, abbiamo trovato un clima meraviglioso, quindi speriamo di ritornarci l'anno prossimo. Grazie a voi telespettatori di Trek in TV. Sindaco, lei qui è molto amato, anche dietro le quinte abbiamo dei suoi fan che sono appunto i produttori di questo evento, e volevo sapere appunto cosa ne pensa di un contest che dà l'opportunità delle ragazze di entrare davvero nel mondo dell'industria della moda. Intanto voglio ringraziare Giancarlo e Maria Teresa che hanno consentito questa meravigliosa manifestazione e un posto incantevole, quindi per me è un orgoglio e un onore ospitare una manifestazione nel mio paese. Spero che tutti quanti avete potuto apprezzare questo territorio incantevole, quindi io credo si sposa bene con queste bellissime ragazze, che gli auguro tanta fortuna in un mondo sicuramente bello ma assolutamente complicato e difficile. Io confido e concordo con quello che diceva, non ricordo il nome, una stilista importante, che nella vita bisogna credere, lavorare duramente, e poi quando uno lavora duramente e ci crede, alla fine raggiunge i propri risultati e i propri desideri. Quindi io voglio sicuramente un auspicio anche a queste ragazze, ai genitori che accompagnano queste ragazze, perché forse il grande lavoro di sostegno lo fanno loro. Quindi chiedo un applauso a tutti i genitori e a tutte le ragazze, e ovviamente a Maria Teresa e a Giancarlo e anche a te.